siamo al chilometro 91 della strada statale 16, una delle statali più sporche d'Italia, tant'è che l'ANAS ha appaltato un servizio di pulizia straordinaria da Bari fino a Cerignola e il ritorno. La vedo tutto l'anno per la via. Siamo sporcaccioni, cioè. Andiamo a sporcare, cioè, in continuazione. Avanti, non abbiamo fatto in tempo a pulire, che abbiamo di nuovo ripassando, abbiamo di nuovo ritrovato di nuovo l'immondizia, a buste addirittura intere. L'appalto vinto da un'azienda di Potenza prevede la pulizia della piazzola di sosta, della statale, di tutto quello che c'è sotto. Guardate, stanno pulendo da questo lato, ma tutto ciò che è a pochi centimetri su quest'altra parte della strada e qui al di là del guardrail resterà così probabilmente per altri anni. Questa è una frizione di un'auto, no? Questi sono flaconi, centinaia e centinaia di flaconi di disserbanti. Tra gli scarti c'è anche questa agendina del Santuario della Madonna delle Grazie di Corato del 1974. Le lanciano dal... Le lanciano oppure... Viene portato appositamente, si fermano nelle piazze e le lasciano. Ma stavolta non mi arrendo. Ciò che i signori non puliscono perché non rientra nelle competenze dell'ANAS è però tutta quella roba che è sotto i ponti, sotto i cavalcavia, comunque fuori dalla strada statale. Sta crescendo. E voi fate delle fotografie, immaginiamo. Sì, facciamo le foto prima di iniziare e dopo alla fine che si vede che è tutto pulito. Tutta questa immondizia accumulata, da quanto tempo non veniva tolta? Anni, anni. Abbiamo preso cose di plastica in mano, si sfrocolavano in mano, quindi erano... Diversi anni che erano lì. Sì, infatti. Questo signore della Romania, con la fotocopia della patente di un documento, evidentemente uno che ha molta dimestichezza con il porno. Eccola qua, free porn con dei nomi, sexy girl, sexy woman. Che cosa avete trovato? Di tutto. Per esempio? Roba alimentari, pesce, ci sono anche inerti, scarti di lavorazione edili.